Sono cominciate in questi giorni al Teatro della Fortuna le prove musicali di Madama Butterfly di Giacomo Puccini, nuova produzione della Rete Lirica delle Marche che andrà in scena nelle prossime settimane nei teatri di Ascoli, Fermo e Fano. L'Orchestra Sinfonica Rossini, capeggiata dal maestro Francesco Ivan Ciampa, è alle prese con la partitura del capolavoro pucciniano nel golfo mistico dello splendido Teatro Fanese. Effettuate le prime letture musicali, il direttore e la compagnia orchestrale raggiungeranno il cast presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli per le prove di assieme musicali e di regia, che completano il lavoro di allestimento dell'opera prima del debutto. Beh, è forse una delle più importanti della sua produzione, anche quella che ha avuto una gestazione più complessa stesso per il maestro. Ho fatto proprio appena a casa sua proprio Butterfly e la sensazione proprio di come lui gestisce i suoni della natura, dei profumi proprio che senti nell'opera, ti fa capire anche che devi affrontarla diversamente dalle altre opere, perché è piena, è un reticolato di emozioni tenere, dolci, ma anche molto forti e incisive. Dopo Ascoli sarà la volta di Fano, dove lo spettacolo andrà in scena giovedì 26 e sabato 28 novembre alle ore 20:30. La cosa straordinaria dell'opera in generale è che racconta delle storie che ci avvicinano semplicemente perché raccontano storie che sono fatte di uomini. E l'opera restituisce il sentimento, la sensazione, l'emozione, e per questo ancora oggi noi soffriamo, gioiamo e ci emozioniamo ascoltando questi capolavori.